La rivoluzione russa, terza parte, la guerra civile. Fra il 1918 e il 1921 si svolse in Russia una violentissima guerra civile che costò la vita a ben 5 milioni di persone. Questa guerra vide contrapposti il governo bolscevico nella parte centrale del paese e tutta una serie di oppositori che ricevettero aiuti anche dall'estero. Queste minacce interne ed esterne spinsero il governo bolscevico a prendere una serie di provvedimenti liberali. L'obiettivo era quello di instaurare una dittatura rivoluzionaria finalizzata a salvare la rivoluzione, appunto instaurando una dittatura del partito del proletariato, ovvero del partito comunista bolscevico. In tal modo, però, tutta una serie di spazi di libertà conquistati durante le due rivoluzioni furono diminuiti o addirittura anche annullati. Gli strumenti di questa dittatura furono la polizia politica, la CECA, divenuta poi il KGB, e il Tribunale rivoluzionario. Con questi strumenti ogni forma di opposizione fu repressa, in particolare furono sciolti e aboliti i partiti diversi da quello comunista. E anche la stessa vitalità dei soviet fu fortemente limitata. In questi 3 anni, una serie di generali zaristi fondò delle armate bianche. Queste a nord, a est, a sud e a ovest marciarono verso il centro del paese. Il collante di queste armate era un violento antisemitismo e il desiderio di ripristinare non la democrazia o il governo provvisorio, ma il governo autocratico dei Romanov, i quali furono fucilati nel corso dei combattimenti. Le armate bianche furono appoggiate dall'estero da Gran Bretagna, Francia e anche Stati Uniti e Giappone, i quali fecero degli sbarchi nei porti del nord e dell'Ucraina. Anche paesi divenuti da poco indipendenti, in particolar modo la Polonia, intervennero nel conflitto puntando a strappare alcuni territori del vecchio impero zarista. Negli stessi anni in Europa scoppiarono una serie di piccole rivoluzioni che per un attimo fecero balenare l'ipotesi di una esplosione rivoluzionaria in tutto il continente, ma questo non accadde come vedremo. Appunto, il governo bolscevico venne aggredito, come dire, concentricamente da armate bianche, truppe dell'intesa e truppe polacche. Contro tutti questi aggressori, il governo bolscevico fu estremamente determinato. In particolar modo decise di costituire l'Armata Rossa, affidandone il comando a Lev Trotsky. Trotsky, un ex giornalista, dirigente di primo piano del partito bolscevico, si dimostrò un incredibile organizzatore. L'Armata Rossa fu un corpo militare estremamente disciplinato e anche altamente indottrinato. I soldati sapevano per cosa combattevano e lo fecero con estrema decisione. Dopo 3 anni di combattimenti, le armate bianche furono sconfitte e obbligate o ad arrendersi oppure a espatriare andando nei paesi dell'intesa. Il conflitto con la Polonia durò un po' più a lungo fra alterne vicende e terminò con la pace di Riga, fondamentalmente un compromesso fra i bolscevichi e il governo polacco. Attorno al nuovo stato rivoluzionario fu fondato un cordone sanitario, come si disse, cioè un insieme di paesi abbastanza grossi da poter resistere all'infiltrazione rivoluzionaria comunista, che veniva vista come una sorta di malattia, da qui il nome. Vari paesi che avevano composto l'impero russo, come la Finlandia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, diventarono così indipendenti. L'obiettivo della rivoluzione, però, non era stato solo conquistare la Russia, ma era quello di estendersi a tutto quanto il mondo. A tal fine Lenin aveva costituito la Terza Internazionale e aveva patrocinato la nascita di partiti comunisti in ogni paese del mondo tramite una serie di scissioni dai partiti socialisti.
Ma l'associazione fallì nel proprio scopo e le rivolte dove scoppiarono o furono represse oppure non ebbero successo. Come conseguenza, i soli paesi dove il comunismo si era imposto, la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia, si unirono e costituirono l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel 1922.